Ciao ragazze, allora come promesso ecco il video haul sugli acquisti che abbiamo fatto a Piazza Italia. 200 euro di roba per tutta la famiglia e neanche abbiamo fatto tutto, quindi lasciamo perdere. Allora, vi dico subito che tutte le foto dei capi che vedete in questo video ve le metterò tutte quante sul mio profilo di 21 Button. Quindi, se non siete ancora iscritti a 21 Button o se non sapevate o non mi seguite, insomma, penso che non lo sappia quasi nessuno che io sono su 21 Button. Comunque, sono anche su 21 Button. Quindi, se volete vedere i capi indossati, vi lascio il nome qui sotto. O giù nell'info box il link diretto al sito di 21 Button, quindi troverete tutti i capi indossati lì con il prezzo e tutto quanto. Questo è. Quindi iniziamo immediatamente. Iniziamo subito con un accessorio che è questo qui, che è questo cappellino di Similpelle. Ovviamente non è pelle vera perché l'ho pagato la bellezza di 4 euro e quindi niente, questo è nella sezione uomo, però piaceva più a me che a Samuele, insomma, quindi io l'ho preso dicendogli sì, ma dai amore, ti sta tanto bene, alla fine me lo metto io. Altro cappellino sempre che ho preso questa volta però nella sezione donna è questo qui ed è questo cappellino in jeans. A me piace tantissimo, ora ve lo faccio vedere. Ecco qua, guardate carino che è. Io adoro i cappelli, poi mi stanno benissimo, quindi adoro i cappelli. Poi cercavo proprio un cappello con questa forma qui perché invernale non l'avevo trovato, invece l'ho trovato praticamente primaverile-estivo perché questa qui è della collezione primavera-estate. E costa 7,95 euro. Questo ve lo posso dire perché c'è ancora il prezzo attaccato, però è molto 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 carino. Ritorniamo con il mio cappello con la visiera che adoro da morire. E dicevo, questo qui invece è nella sezione donna ed è della linea primavera-estate. Poi, perché siamo andati da Piazza Italia? Perché in questi giorni da Piazza Italia ci sta praticamente una sorta di svuota tutto, di svuota negozio e quindi c'è tutto a 2, 5, 10 euro, insomma tutto molto ribassato e quindi siamo andati a fare un giretto. Vi faccio vedere prima di tutto quello che ha preso Samuele così poi glielo metto a posto. E allora, quello che ha preso Samuele, sì, un paio di cose ce l'ha messe là, però posso benissimo farvele vedere in un altro modo, diciamo. Allora, ha preso 4 paia di pantaloni. Un pantalone è questo, gli ho fatto prendere dei pantaloni che non siano jeans, perché lui ha tutti i jeans, quindi in questo modo ha preso dei pantaloni un po' differenti e sono questi qua, questi in tessuto. Allora, ne ha presi 2 paia slim, quindi quelli molto stretti e un po' rialzati con risvoltino, e poi 2 paia invece regular, quindi classici che scendono giù tranquilli. Allora, questo qui è la versione slim, questo fatto in questo modo con risvolto appunto. E stretto stretto in vita e stretto nelle gambe, questo qui è venuto 10 euro scontato da 24,95 ed è appunto della linea slim ed è questo color verde militare. Poi ne ha preso un altro sempre sempre slim, questo però non era scontato perché era della nuova collezione, anche questo fatto nello stesso identico modo, solamente grigio. E mi piaceva tantissimo, questo veniva a 24,95 euro, però mi piaceva tantissimo, quindi gliel'ho fatto prendere lo stesso perché era veramente veramente bello. Avevo paura di non trovarlo più un punto di grigio in quel modo. E poi comunque è quel colore che si può benissimo abbinare sia a un look casual sia a un look elegante, quindi gliel'ho voluto prendere per quello. Poi ha preso un pantalone, due pantaloni regular, uno così blu. Questo colore blu scuro tranquillo ed è regular perché appunto vedete in fondo non ha risvolto, non si restringe, eccetera. È un pantalone comunque classico. E questo qui è venuto 14,95 euro.
14,95 €. L'altro invece di pantaloni era sempre regular. È sempre regular, però anche quello è in colorazione marroncina e dovrebbe essere là. Aspettate, vedete quel pantalone lì? Quello lì. Quello lì è il pantalone incriminato. E appunto è questo marroncino così, e quello mi pare che l'ha pagato anche quello 10 euro. Era scontato quello lì. Poi abbiamo trovato scontatissimi a 7 euro anziché 17,95 dei maglioni e ne abbiamo presi appunto due. Allora, uno è praticamente fatto in questo modo, ha il collo che non è né alto né diciamo tondo basso, è a mezza via e è fatto in questo modo, è questo color melange, penso che si chiami, non ne ho idea, con queste righe. E rimane aderente sopra e neanche troppo lungo sotto perché c'erano tutti questi maglioni e queste magliette lunghissime sotto e non mi piacevano per niente. E invece questo qui è molto molto carino, è tra lo sportivo e l'elegante e ne abbiamo presi due. Abbiamo preso questa versione qui e anche quella praticamente fatta al contrario, ovvero questo colore chiaro con il grigio qui nelle righe, insomma. Identico spiccicato, tutti e due 7 euro l'uno. E poi a 2,50 euro gli ho fatto prendere due paia di cravatte blu. Un paio di cravatte blu, una semplice blu e una invece con i puntini bianchi, perché lui ha praticamente tutti i colori tra il grigio scuro, grigio chiaro, nero, di Bordeaux. Di cravatte, ma non ha un blu, e il blu a me piace tantissimo perché sta bene col bianco, sta bene con un colore tipo blu scuro perché risalta tantissimo. E quindi mi piacevano a 2,50 euro che fai e la fai lasciare lì. E quindi niente, abbiamo preso queste cravatte. Poi passiamo a quello che ho preso io per me. Per me invece ho preso allora un paio di pantaloncini. Fatti così, cercavo tantissimo un paio di pantaloncini con questa fantasia qua. Li avevo visti sempre da Stradivarius, però io non ho Stradivarius intorno, quindi dovrei comprarlo online e sinceramente non ho mai avuto la possibilità. Li ho trovati invece anziché a 14,95 € a 5 euro e quindi li ho presi. L'unica cosa che purtroppo non li ho provati. E mi sono pentita perché l'unica cosa è che non hanno una chiusura, hanno praticamente solamente l'elastico. E visto che io ho un problema di grandezze rispetto, cioè tra il sedere e la coscia, e dicevo, l'unica cosa che non mi piace di questo pantalone è che non ha una chiusura, non ha un bottone, non ha una cerniera. Ha solamente l'elastico e visto che io in proporzione ho il sedere più grosso delle cosce, ho la parte dell'attaccatura tra il sedere e la coscia che è praticamente abbondante, ho faticato a far salire questo pantaloncino. Però una volta salito, perfetto. Quindi adesso devo un attimino capire se non so se farlo scucire qui e farci mettere una chiusura lampo in maniera tale che ogni volta chiudo la chiusura lampo e sto a posto, oppure se fare le fatiche e tirarli su a fatica solamente tenendo l'elastico, anche perché poi è un elastico che non è neanche tanto elastico, cioè è un po' mollo, quindi boh, vabbè, questo è un po' un acquisto rimasto un po' così, però 5 euro. Cioè, mi sembrava brutto lasciarle lì, sul serio. Poi, sempre per me, ho preso un vestito al modico prezzo di 10 euro. È uno di quei vestiti semplicissimi neri. C'erano di due colori, c'era nero e marroncino, però ho notato allo specchio che il marroncino mi sbatteva un po', anche se gli avevo già trovato un bellissimo outfit, però l'ho dovuto accantonare perché veramente mi stava male come colore. Io invece ho optato per l'unico colore possibile in alternativa, che era quello nero. Mi sarebbe piaciuto che ci fosse stato tipo un rosso, tipo un grigio chiaro, mi sarebbe piaciuto tantissimo, purtroppo non c'era. Ed è questo vestitino qui, fatto così, semplice semplice. Questi sono la tipologia di vestiti che a me, che ho il fisico a pera, stanno da favola. Fatto in questo modo,
strutturato, qui ha pure le coppe, qui stringe un pochettino e poi rimane giù morbido, e la gonna è fatta in questo modo, ha questo taglio stampato carinissimo, mi piaceva tantissimo perché questo qui, una volta indossato, lascia comunque un po' di trasparenza, diciamo, e si notano tantissimo, si nota tantissimo questa trasparenza, quindi mi è piaciuto veramente tanto. Peccato, appunto, vi dico, ci fosse stato solo questi, ci fossero stati solamente questi due colori. Peccato, perché ne avrei preso un altro volendo, anche di un altro colore. E infine ho preso un paio di scarpe. Come paio di scarpe? E infine ho preso un paio di scarpe. Come paio di scarpe ho voluto prendere queste. Queste qua sono praticamente, come potete vedere, delle simil Converse, praticamente. Io ce n'ho già un paio bianco, l'ho voluto prendere nero, ma penso che ci ritornerò molto presto per prendere anche gli altri due colori, che sono il rosso e il giallo. Oppure il giallo e il ginsato, perché c'era anche la versione ginsata, erano molto molto carine, le avrei prese tutte, ma non se poteva, sarebbe stato uno shock. E al prezzo di 12,95 euro, quindi anche se a prezzo pieno, comunque un prezzo molto molto abbordabile. E niente, sono comodissime come le classiche Converse, ecco. Quindi questi sono stati, e poi comunque adesso sto notando una cosa, che sono un'ottima combo con il vestito per una versione un po' sporty chic. Inventiamo vocaboli. Poi questo passo e giù con sta busta. Allora, passiamo a Alessandro. Allora, Alessandro, anche lui ha optato per un cappello e ha voluto questo qui. C'era anche nero e grigio, però gli è piaciuto questo colorino qui celestino. Poi a lui, insomma, che è un po' scuretto con i capelli scuri, gli sta da Dio, e per l'estate è veramente carino, carino, carino. Stilosissimo, mi fio questo coso. E niente, questo qui, anche questo era a prezzo pieno perché è la collezione estiva, 5,95 euro, però insomma si può fare 5 euro un cappellino. Ho visto di peggio, ragazzi, ho visto di peggio. Poi due paia di pantaloni. Allora, due paia di pantaloni che però gli ho preso una misura più grande, parecchio più grande, perché sono dei pantaloni che utilizzerà più in là nel periodo primavera-estate, ecco. E sono questo pantalone qui nero, che è praticamente una versione slim, cioè è in formato slim, cioè sono stretti in fondo, e questo qui era scontato da 17,95 a 5 euro, nero carino con le, come si chiamano queste, con le cinghie, con le... Le cerniere, ecco, con le cerniere, e niente, semplicissimo pantalone nero. Secondo pantalone è praticamente un pantalone simile a quello del padre, perché ultimamente mi sta avvenendo la cosa di vestire padre e figlio, mamma e figlia uguali o comunque simili, vabbè, lasciate perdere, è tutta una cosa mia. E gli ho preso i pantaloni appunto anche a lui, così almeno magari si possono utilizzare anche, ecco, per fare una passeggiata una domenica invece del solito jeans. Mette un bel pantalone fatto così con un bel maglioncino sopra bianco e si va. E questi qui pure erano scontati da 17,95 a 4 euro, quindi potete immaginare che fai, che li lasci lì. Ok, questi per Alessandro. Poi, sempre per Alessandro. Sempre per Alessandro, classica camicia di jeans, perché che fai? Cioè, il classico è il classico, il jeans è il jeans, quindi classica camicia di jeans. Questa qui non era scontata, mi pare. Sì, era scontata anche questa, da 9,95 euro a 4 euro. Alcune cose veramente le ho prese convinta che non erano scontate, invece erano scontate anche quelle. Ma che culo. Poi lasciate perdere, ragazzi. Poi sto correndo perché tra 5 minuti devo andare a prendere, quindi figuratevi. Allora, poi passiamo a Aurora. Aurora, ho preso un paio di pantaloni
fatti in questo modo, anche lei questo pantalone un po' su questa fantasia quadrettata, solamente che è grigio con le righe rosa. E questo qui non era scontato, era a prezzo pieno perché è leggero, effettivamente è di quelli primavera-estate, e veniva 5,95 euro, quindi voglio dire, cioè, si sa, Piazza Italia ha questi prezzi, dei prezzi piccoli, quindi non è che non è dispendioso, c'ha delle cose carine a prezzi modici. Invece scontato, perché questo me lo ricordo benissimo, scontato da 14,95 a 5 euro anche questi, sono questo paio di pantaloncini barra gonnellina. Vedete? Pantaloncino che davanti sembra una gonnellina. Questo purtroppo c'ha l'elastico, ma è un elastico mollo, infatti gli sta largo. Purtroppo era l'unica misura possibile e per di più me ne piaceva anche un altro fatto come il pantalone, questo qui a quadrettini, metà nero di pelle, tipo dietro era tipo finta pelle, nero davanti era tutto a quadrettini come se fosse una gonnellina. Purtroppo non c'era la sua taglia, quindi ho dovuto prendere solamente questo, però è molto molto carino perché è a metà tra l'elegante e lo sportivo, quindi può essere utilizzato anche magari, ecco, per una cosa elegantina con una scarpina elegante o comunque in maniera molto comoda, molto sportiva con una scarpa da ginnastica. Poi, che fai? Non glielo pigli il cappello alla FIA? Ragazzi, abbiamo fatto incetta di cappelli, mi sa che ci avevamo voglia. Allora, le ho preso questo cappellino delle LOL. C'era una sezione con le LOL e anche con le felpe delle LOL. Ci dovrò ritornare perché lei non l'ha viste, però io le ho viste e ce ne sta una che mi piaceva particolarmente. Quindi penso che quando andrò a prendere le Converse per me, andrò a prendere anche la felpa per lei. Comunque, questa è la felpa delle LOL. Sì, la felpa, questo è il cappello delle LOL. Niente, oggi è così, ragazzi, fate caso, Aurora sta a fare i compiti, sono un po' impanicati, però ho dovuto prendermi per forza questi 10 minuti per farvi questo video perché sennò non l'avrei più fatto. Allora, dicevamo qui la visiera con i brillantini rosa fatto in questo modo, delle LOL, pagato 7,95 euro, però carino, mi piaceva. Cioè, l'avevamo preso tutti il cappello che fa il mio pia, la fia il cappello. Poi Dulcis in fundo, scarpe come se piovesse. Allora, tre paia di scarpe per la principessa di casa. Allora, queste se ci fossero state anche da adulto le avrei prese perché sono fantastiche. Sono praticamente una versione mignon da bambino delle scarpe che vanno adesso, quelle super grosse da ginnastica. E mi piaceva anche questo colore qua, questo rosa, rosa grigio. Sono di stoffa, quindi sono prettamente primaverili estive. Leggerissime, perché sono leggerissime, ragazzi. Cioè, pesano un cavolo. E niente, gliele ho volute prendere. A lei piacevano di più grigie, però io ho spinto per queste rosa perché sono fantastiche. Rosa, vi ripeto, se c'erano da adulto le avrei prese anche io, anche per me, e venivano 12,95 euro come le mie Converse, praticamente come le mie. E poi le prude l'occhio, poi le ha voluto perché l'ha volute lei. Cioè, qui non c'entro niente io, queste le ha volute lei. Due paia di ballerine, perché lei l'anno scorso non ha messo ballerine, perché io mi sono rifiutata, però quest'anno ho detto, senti, abbiamo la comunione e tutto quanto, comprate queste ballerine e famola finita. Allora, un paio di ballerine nere lucide con il fiocchetto e rigorosamente il laccetto qui, perché lei ha il piede lungo e fino come me, e senza laccetto qui se le perde. E niente, fatte in questo modo, semplici semplici ballerine classiche. E queste qui mi ricordo che erano scontate e venivano 2,50 euro. Invece queste qua sono sempre ballerine, questa volta però con il laccetto non elastico ma che si apre a strap, quindi durerà pochissimo, da Natale a Santo Stefano, fatte tutte così, con i brillantini oro rosa, troppo fighe, con la farfallina qui che c'ha le alucce che si muovono. Queste mi sono proprio piaciute e queste sono veramente veramente carine.
semplici anche queste, una ballerina semplicissima. Queste 10,95 euro a prezzo pieno perché sono la collezione estiva. E niente, io vi saluto perché vado a prendere Alessandro. Vi ricordo che tutti i vestiti che avete visto in questo video li troverete tutti su 21 Button. Quindi andatevi a scrivere, seguitemi anche lì, così almeno vi vedete tutti quanti i vestiti indossati e se li volete comprare ve li accattate. Ciao!